Ciao a tutti gli amici del Golia Channel. Nella puntata precedente ho ricevuto delle richieste sulla pesca all'amur e oggi vi faccio vedere la pesca all'amur con la tecnica car fishing a stalking. Però come attrezzatura userò questa, una 6 piedi 1 libra. Adesso ve la faccio vedere. Sempre con il minimo dell'attrezzatura. Questa è la Nash di Worf, 6 piedi, 1 libra, abbinato a un Shimano Bite Runner 4000. Andiamo! Per insidiare l'amur vi consiglio questa montatura che andiamo a fare adesso. Allora, partiamo dalla lenza madre, che è una 0,30. Questa qua arriva dalla vostra canna. Poi infiliamo il piombo. E andiamo a legare la nostra girella a sgancio rapido. Faccio vedere ogni passaggio. Bagniamo. La nostra girella deve andare dentro al piombo. Così, bloccata. Per l'amur vi consiglio un piombo fatto così perché è meno visibile in acqua rispetto ai soliti piombi. Partiamo il terminale da amur, usiamo il trecciato rivestito e ricoperto Entrap Soft, perché poi quando andiamo a spelarlo è molto più morbido. Allora, 30 cm. E andremo a spelarlo per 20. Facciamo in due volte, così non andiamo a rovinare il nostro terminale. Creiamo l'asola. In questo modo. Ci aiutiamo col tiranodi. Andremo a innescare un pezzo di aglio, uno spicchio d'aglio tagliato a cubetti. Mettiamo il nostro fermo boilers.
Siamo l'amo. Prendiamo la distanza giusta. Arriviamo con le spire fino ad arrivare alla lunghezza della punta dell'amo. Poi torniamo su, una e due, e lo passiamo. Dietro. Abbiamo spellato di più il trecciato perché l'amo, essendo molto sospettoso, gli vogliamo dare un terminale molto morbido, il più morbido possibile. Adesso mettiamo il tubetto di termorestringente che ci aiuterà nella ferrata. Arriviamo col termorestringente fino a coprire la legatura dell'amo. Adesso basterà scaldarlo. Mentre lo scaldiamo, lo curviamo un po' in modo da renderlo più aggressivo. In questo modo. In questo modo, quando lui mangerà, l'amo si pianterà nel labbro. Mettiamo il nostro conetto anti-tangle. Creiamo l'asola. Adesso il nostro terminale è pronto, basterà agganciarlo alla girella a sgancio rapido del piombo. In questo modo. In questo modo la nostra montatura è fatta. Un altro consiglio che vi do per la pesca stalking è questo: pasta in tungsteno. Attacchiamo la pasta in tungsteno a circa 50 cm dal nostro piombo. Questa pasta qua non vi rovinerà il filo e vi consente di pescare il più appoggiati al fondo, in modo che quando arriveranno gli amur non prenderanno contro alla nostra lenza madre, facendoci vedere false partenze. Per la nostra pasturazione, per l'amur, usiamo il fioccato misto, in più andremo a mettere il mais dolce. Mescoliamo il tutto. Il fioccato è stato bagnato precedentemente con l'acqua del lago. In questo modo riusciremo a fare delle palle di pastura.
quando andremo a fare le nostre palle di pastura, non fate mai le palle rotonde, perché in caso di pendenza oppure corrente se ne rotoleranno via. Vi consiglio sempre di farle appiattite, così, in modo che quando andranno sul fondo si adageranno e rimarranno lì, sulla nostra zona di pastura. Andiamo a fare la nostra pasturazione. Perché mi vedete qui waders? Perché quando pesco gli amur uso sempre i waders, perché preferisco slamarli in acqua, perché è un pesce che soffre tanto lo stress della cattura e preferisco sempre slamarli in acqua. La nostra palla di pastura. Le possiamo buttare anche lineari. L'amur piace tanto la pasturazione lineare. E adesso andiamo a calare la nostra canna. Regoliamo il bait runner, la frizione del bait runner un po' chiusa, un po' dura, in modo che quando mangia si autoferri. Quando pescate a stalking cercate sempre di tenere meno filo possibile in bando, di essere proprio lineare con la vostra terminale. Un'altra cosa per l'amur, specialmente a stalking, è essenziale che l'avvisatore sia basso, o ancora meglio se il suono arriva dalla vostra centralina e disattivate il suono dal sensore. Ok. Consiglio: quando andiamo a combattere gli amur, lasciamo la nostra zona di pastura tranquilla. Sei piedi, una libra. Divertimento. Sotto, prepariamoci alla fuga. Eccola, tipica fuga dell'amur. Quando vede il gradino, siamo sempre pronti con la frizione aperta, perché non perdona. Ne rifarà un'altra. Amur in mezzo ai bassi. Guarda che roba. Ha visto il guadino? Solo
mille fughe quando vede il guadino. Uè, è uscito dal guadino. Che pesce. Che pesce. Ragazzi, questa mattina ho cominciato a pescare che erano le 11 ed è arrivato quasi subito un bel Amur. Poi dopo ho preso anche un bel pesce gatto, però ho visto che il mio spot era disturbato, allora mi sono fermato e adesso che sono le 4:30 ricomincio ancora, provo. E voglio fare dalle 4:30 fino alle 6:30, vediamo se esce qualcosa. Thank you.
un altro channel catfish. Conclude così la mia pescata stalking. Già questa mattina quando sono uscito di casa ho sentito che c'era freddo, c'erano 12 gradi e per questa tecnica non è il massimo, però siamo comunque riusciti a prendere un bel amur. Andava tutto bene fino a quando sono arrivati in pastura i pescegatti americani, e quando sono arrivati loro gli amur sono spariti. La scelta più giusta, quella più saggia, quella da fare, era quella di spostarsi su un altro spot, ma ho voluto insistere in questo spot qua perché avevo visto una bella specchio e volevo provare a prenderla, ma non ci sono riuscito. I pescegatti non mi hanno fatto stare in pesca. E comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo catturando un bel amur. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, seguitemi, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima.